L'impianto idroelettrico della Valpellin è il più grande della Valle d'Aosta ed è inserito nel piano di riaccensione nazionale. La sua rilevanza è dovuta alla potenza installata di 130 MW e all'alimentazione tramite un dislivello di 1000 metri della diga di Plasmoulin, uno tra gli invasi più ampi d'Europa, che consente la modulazione stagionale di un volume di 100 milioni di metri cubi di acqua. L'imponente diga, con struttura ad arco gravità, è alta 155 metri. Il suo spessore alla base è di 47 metri e alla sommità di 6,43. Una serie di cunicoli assicura un efficace sistema di ispezione interna sia per il suo funzionamento sia per il controllo delle condizioni di sicurezza. Un'escursione al lago di Plasmoulin, che sorge a poco meno di 2000 metri sul livello del mare, è senz'altro alla portata di tutti. Si arriva in automobile fino in prossimità dell'invaso e lo si può poi costeggiare percorrendo un facile sentiero situato sulla destra orografica. All'estremità nord-est del lago, quasi nel punto in cui il torrente Butievi mette le sue acque, si trova il rifugio di Praraie. Previa prenotazione, si può usufruire di un tour guidato interno alla diga della durata di circa un'ora. Il bacino imbrifero dell'invaso della diga di Plasmoulin e del bacino di Bi a Hollomont, che alimentano la centrale di Valpellin, si estende su una superficie di più di 130 km quadrati, di cui 27 costituiti da area glaciale. La centrale posta a margine del paese di Valpellin è realizzata in una moderna costruzione ad ampie vetrate e ospita due gruppi generatori azionati da due turbine ciascuno con una produzione annua di 330 gigawattora. Il collegamento tra diga e centrale è realizzato attraverso il canale derivatore in pressione lungo 14.400 metri, del diametro di 2,60 metri e con 2 km di condotta forzata all'aperto, con una portata massima di 16,1 metri cubi al secondo.